Okay. Now we are on. So I will ask all our speakers to turn on turn off their microphone, and I will give you all the floor. I see that the participants are getting connected, so I will wait for all of them to join us for this webinar, this high-level dialogue between science, citizens, and economic actors, operators. So we are all here this afternoon. We have ahead of us 1.5 hours to discuss this topic. And actually, we could spend much more time on that, and I think even an all afternoon would not be enough. That's why actually, as Farm Europe, we had only 1 week ago a full event on that physical presence on a farm last week. We have a new event this week, and we will continue reflecting and on this topic, as it is as it's a very important one. Before giving the floor to President Ettore Prandini from Coldiretti, and I see that participants still arrive, I want to say a few words. First, we will have 3 steps in our journey today, in our dialogue. First, a dialogue with scientists from different backgrounds. Second, a political discussion with representatives from the parliament who are already with us. And last, we will have the point of view of economic actors, and then the concluding the remarks from Paolo De Castro at the end. So that's for the program. I thank you as well. I see we are all connected. Adrian Vasquez Lazara, chair of the URI committee. Hello, Adrian. Thanks for being here with us. We'll have Mark Tarabella as well, and we already have connected Marco Campomenozzi. Thanks for joining us as well for this discussion, which is we will start with science, but it's a very high political one. And I share with you just 30 seconds of the discussion we had last week. Setting targets is not making politics. Making politics is designing how to get there. It's how to implement the objectives. And clearly the Nutri-Score in that way is a bit the catalyst of this discussion on nutrition and food. How do we leave no one behind? How we embark the farming and food community in this challenge, and at the same time, how we respect our tradition and diversity. And we know that diversity is a key word at European level, and it's much more complicated to define tools while being very careful with this diversity, which is an asset for our union. So that's key element to take into account, and I will now give the floor to President Ettore Prandini of Coldiretti so that he can open this session and set the frame of our discussion. Thanks a lot for being with us. Grazie. Grazie a tutti voi e grazie a Farm Europe per l'opportunità che ci dà in queste settimane di porre al centro un dibattito che non è solo ed esclusivamente legato al Nutri-Score, ma è legato a una visione di carattere strategico e politico rispetto a quello che è il cibo che noi vorremmo che possa essere rappresentato al meglio ai cittadini comunitari, senza che vi siano ovviamente delle forme distorsive su quelle che sono delle indicazioni che vengono date, ma invece si parte proprio da un aspetto legato a quanto cibo bisogna consumare e che tipologia di cibo, senza che vi sia un condizionamento, ovviamente parliamo di Nutri-Score, legato ai colori, che sono in tanti casi fuorvianti rispetto a quella che è una verità
anche legata alle tradizioni, alle abitudini, ai costumi, ai consumi che ogni Stato membro ha e che fanno parte della storia dei singoli paesi e che si contraddistinguono anche in essersi caratterizzati nella produzione di grandissime eccellenze enogastronomiche che il mondo ci invidia, che l'Europa ne ha in termini di valore, anche che poi ritorna sulle filiere agroalimentari in modo decisamente più ampio, ma ritornando sulla questione ovviamente puntando su quello che è il cittadino, il consumatore, che secondo noi deve essere posto al centro in termini di attenzione. Non vogliamo dei sistemi legati a delle diete standardizzate, uguali in tutto il mondo. Noi, come dicevamo, avremmo la volontà, avremmo la voglia di poter rappresentare una giusta informazione al cittadino, al consumatore finale. Sotto questo punto di vista, sappiamo che l'Europa ci sta ponendo delle sfide importanti, come tutto ciò che riguarda la Farm to Fork, dove noi saremo chiamati anche ad investire ulteriormente su forme di agricoltura ancor più sostenibili rispetto a quelle che oggi rappresentiamo. E ci piace anche sottolineare il ruolo che l'agricoltura nel nostro paese, nel nostro continente ha, essendo il continente più sostenibile comunque a livello mondiale. Il tema della standardizzazione del cibo, il tema del Nutri-Score, può sembrare un discorso molto lontano, ma è molto vicino ai temi di cui stiamo dibattendo, proprio perché la valorizzazione di quelle che sono le conoscenze che ogni territorio, che ogni paese può avere nella produzione del proprio cibo, sono legate anche a delle prassi di carattere produttivo che hanno grande attenzione al tema della sostenibilità ambientale, hanno grande attenzione ad replicare un modello che punta sempre di più su delle sfide che, come dicevamo, guardano ulteriormente a far crescere filiere produttive e ovviamente il posizionamento del prodotto sul mercato, sia a livello interno sia a livello in termini di crescita economica. Non è un caso che quello che stiamo osservando ormai da anni pone il cibo al centro di qualsiasi dibattito a livello globale. I grandi confronti ai quali abbiamo anche assistito fra Cina e Stati Uniti hanno come uno degli elementi di attenzione il cibo in quelli che sono gli scambi commerciali. L'Europa in tutto questo non può assistere passivamente e accettare anche per volontà di pochissimi soggetti economici l'introduzione di forme di etichettatura che vanno a premiare spesso e volentieri delle multinazionali che non hanno sede non solo nel contesto europeo, ma che paradossalmente vanno a penalizzare e a rendere più deboli i sistemi produttivi che, come dicevo, appartengono fortemente al sistema produttivo che l'Europa ha, che ogni singolo Stato membro ha. Servirà a fare un grande lavoro in termini di studio, di approfondimento, confronto sia col livello parlamentare, sia con i vari parlamentari dei vari Stati membri, ma soprattutto anche con quelli che sono i ricercatori più attenti, che con loro possiamo costruire un percorso che noi definiamo di verità. Come dicevo nella fase iniziale del mio discorso, arrivo alle conclusioni, noi vogliamo la verità per i cittadini e i consumatori. Noi vorremmo arrivare ad avere un modello che paradossalmente sia l'esatto opposto del Nutri-Score. Noi non facciamo una scelta sul singolo prodotto, noi diciamo a un consumatore quanto di quel prodotto è corretto consumarne per avere una qualità della vita che sia adeguata agli standard comunitari. Ci piace ricordare, spesso e volentieri la citiamo, la dieta mediterranea, che è uno di quei fattori che ha creato le condizioni per le quali alcuni dei nostri Stati membri sono fra i paesi più longevi a livello mondiale, e in questi Stati membri noi abbiamo anche un valore in termini di costo per quanto riguarda la sanità pubblica che è più basso rispetto a quei paesi che utilizzano delle diete fortemente standardizzate. Riteniamo che questo deve essere un grande confronto in termini di possibilità di creare le condizioni per le quali tutti possono rappresentare le loro idee, le loro strategie, ma insieme difendere quello che è un principio, ripeto, che il mondo ci invidia, che è la qualità dei cibi europei.
Thank you very much, President, for your introducing word. And thank you for underlining that agriculture is part of the solution and really willing to engage in this debate, farm to fork, but Nutri-Score and the nutrition challenge, and reminding also the geopolitical environment in which the decisions are being made at European level. And indeed, I remind to our participants that the ambition of this commission, so the ambition of this very mandate, is to have a commission that is a geopolitical one. So your words are very important to be taken into account by the decision makers at this stage and in the decisions they will make in the coming months and weeks. So I will move to our first set of speakers. Our scientists who are around the table, the digital table. We have three scientists from different backgrounds, from Germany, from Italy, from Spain. Nicola Worms, nutritionist, former professor at German University for Prevention and Health Management at Saarbrücken. Francesco Capozzi, professor, head of the Interdepartmental Center for Industrial Agro-Food Research in Bologna, and Luis González Vaque, director of Food and Agrarian Policy of the Fundacio Tritolemos. So thanks a lot for being with us, dear professors. I will start with the last professor I introduced. Dear Luis, can you share your screen with us and make the first kick of the ball of the scientific discussion on the Nutri-Score, please? Okay. De acuerdo. Eso es un poco como dice el Evangelio. Los últimos serán los primeros. Tengo 7 minutos. 7 minutos. Y tengo muchas más de 7 razones para decir que el Nutri-Score es el sistema más nefasto de etiquetado nutricional que puede confundir al consumidor. Históricamente recordaré que el pecado original fue introducir en el reglamento sobre el etiquetado un artículo 35 que fue introducido por voluntad de los británicos que luego se marcharon con el Brexit, para proteger el que era el semáforo, el nefasto también semáforo nutricional de una compañía, de un grande supermercado que era Tesco. Se fueron los británicos y nos dejaron esa herencia realmente terrible. Yo diría que el artículo 35 per se es contrario al tratado. Durante 12 años de mi vida he sido jefe de unidad en la Comisión Europea de Libre Circulación de Mercancías. Y el principio de libre circulación de mercancías no se aplica solo al derecho de los estados, sino también al derecho comunitario. Y el artículo 35, en tanto en cuanto introduce injustificadamente un obstáculo para la libre circulación, es, en mi opinión, contrario al propio tratado. Por otro lado, Nutri-Score no cumple el propio artículo 35, que indica que tiene que ser algo científicamente probado. Como diré más adelante, yo estoy haciendo una recopilación de todas las barbaridades que hay en el mundo que ha aceptado el Nutri-Score, y pues productos que son el mismo producto, si van envasados de una forma, tienen la letra A, y luego si no, tienen la letra B y tienen la letra C. O sea que es un escándalo realmente cómo se manipula la opinión del consumidor. Por otro lado, y a mí también me sorprende mucho, Alemania acaba de aceptar el Nutri-Score. Holanda, que tenía un sistema. Claro que los países nórdicos también tienen el K-Hole, que en mi opinión es ilegal y contradice la primera regla del reglamento sobre etiquetado, que solo se permite
lo que en el reglamento se dice. Y la verdad es que hay una proliferación tanto de marcas, de certificados, de ya se habla del EcoScore y en Francia hay, me parece, un supermercado Intermarché que habla del FrancoScore con un mapa de Francia y pone qué porcentaje de ingredientes son franceses o no. Yo creo que como europeísta convencido que soy, aunque mi país no fue de los primeros que se entró en la Unión Europea, estoy escandalizado. Y yo recordaría a esos países, Francia, Alemania, que Nutri-Score, y no se ha dicho mucho, es propiedad del Estado francés, l'Agence de Santé del Estado francés. Ahora todos son facilidades. Si usted quiere unirse a Nutri-Score, todo es facilidades. Hay una trampa, una gran trampa. Es, por ejemplo, hay algunos productos como el aceite de oliva, que me parece que al menos a italianos y españoles y a los franceses del sur de Francia no hay que hablarles de la, de la bondad, de lo saludable que es el aceite de oliva. Pues bueno, el aceite de oliva tiene un color rojo. Y hay dos pecados originales para la humanidad, y solo hay un pecado original, pero el Nutri-Score tiene el segundo pecado original, que divide los alimentos en buenos y malos. Yo soy jurista, nobody's perfect. No soy científico, pero llevo unos cuantos años, no les diré cuántos, aunque me torturen, estudiando el derecho de la alimentación. Y mis colegas veterinarios, tecnólogos de la alimentación, científicos, me dicen que no hay alimentos buenos o malos, sino que hay dietas buenas y dietas malas. Y el etiquetado Nutri-Score y cualquier otro que distinga por colores, por letras o por lo que sea, es un engaño al consumidor. Por otro lado, es confuso, ya lo he dicho. Y yo cada día archivo, un día haré un museo virtual de los horrores del Nutri-Score, de productos que no son productos light, bebidas gaseosas light, que son mejores que el aceite. Hay una gran trampa en la que no hay que caer también. Francia, o los dueños del Nutri-Score, ante las asociaciones de productores de productos con denominación de origen, que como muy bien ha dicho el presidente, forman parte de esa gran cultura, no solo mediterránea, mundial, que es la alimentación mediterránea, dicen, no, bueno, no se preocupen, les eximiremos. Eso es una trampa, una enorme trampa que denuncio en esta ocasión. Si su producto, por concesión de las autoridades dueñas del Nutri-Score, no lleva Nutri-Score, sus ventas disminuirán, porque la gente, en realidad, seamos francos, lo que hay que hacer es informar en las escuelas, enseñar en las escuelas. No hacer un semaforito esos rojos o verdes. No sé, como soy el primero en hablar, no sé si los que sigan detrás de mí estarán de acuerdo conmigo. Yo tengo, por lo tanto, una gran dificultad en aceptar algo que está en esa dictadura de los algoritmos. Algoritmos que además se manipulan, seamos ciertos, seamos conscientes, se manipulan. Yo he dicho que el futuro, en vez de la inteligencia artificial, está en manos de los que manipulan los algoritmos, lo que no sé si es la inteligencia natural o es la estupidez natural o es el puro fraude. Fraude.
Me parece que los siete minutos han pasado y creo que he dejado, no trato de convencerlos, pero sí de decirles mi clara opinión de que el Nutri-Score es inaceptable. Es inaceptable. Por otro lado, la Unión Europea va a hacer una solución armonizada y obligatoria. No quisiera estar, yo estoy jubilado ya, no quisiera estar en la difícil labor. Pero lo que no tiene que hacer es, en absoluto, tomar modelo del Nutri-Score, que es discriminatorio, que es engañoso. Nada más, nada más. Como soy el primero, a lo mejor todos los que hablan detrás de mí dicen, no, el señor González Baqué ha exagerado, no es verdad. Pero yo mantengo esta opinión. Es discriminatorio, es nefasto y me extraña muchísimo. Salvo algo que ha apuntado el presidente, salvo por unos intereses comerciales muy importantes que hay detrás, que países como Alemania, como Holanda, acepten este sistema. Honestamente, me cuesta entenderlo. Nada más. Les dejo mis opiniones. Thank you. Ya me criticarán. Thank you, professor, for starting the conversation and sharing with us your point of view. And I keep in mind what you said on schools, and I'm sure that some of our next speakers will also underline the important role of education and not making black and white policies. But we will remain in the Mediterranean area before going to Germany as a next step in the scientific discussions. First part, but I will first give the floor to Francesco Capozzi, professor of chemistry in Bologna. Professor, you will tell us more on the Mediterranean diet and from this point of view, your reading of the Nutri-Score and the nutrition policy in general and its impact on it. You have the microphone. Grazie a voi. Spero si possa sentire. Potete confermare che si sente la mia voce. Perfetto. Io provo a condividere anche lo schermo, se mi viene concesso. Vediamo un po'. Riuscite a vedere la mia presentazione? Non ho un ritorno d'immagine, vediamo un po'. Qualcuno mi fa un segno se si riesce a vedere la presentazione? Luke? Yes, it works. You can start your presentation. Perfetto. Bene, allora inizio. Dunque, parlerò in italiano perché il significato delle parole è molto importante per me. E poi ho visto e ho scoperto che gli interpreti sono molto bravi, quindi sapranno sicuramente fare meglio di me. Allora, io sono un chimico, come è stato detto, quindi mi occupo di qualità molecolare degli alimenti. Per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali, come ben capite, già viene fatta molta confusione dai nutrizionisti, non voglio aggiungere anche la mia confusione alla definizione di ciò che è buono dal punto di vista della salute. Vorrei che questo fosse chiaro. Ognuno compete la propria conoscenza che è stata acquisita negli anni, un'esperienza che viene consolidata dal lavoro che facciamo. Siamo scienziati e cerchiamo evidenze. Evidenze oggettive. Non che voglio dire che il ruolo di altre persone sia meno rilevante, anzi, più che mai il ruolo degli economisti, il ruolo dei politici, il ruolo degli scienziati sociali, dei scienziati, degli scienziati compartimentalisti perché il comportamento delle persone è quello che in realtà andiamo a modificare attraverso un sistema così semplificato ma impreciso. Allora, io vorrei sottolineare il fatto che molti anni
sono stati necessari per arrivare ad alcune conclusioni. Gli alimenti non sono soltanto fonte di energia, gli alimenti non sono soltanto fonte di alcuni nutrienti, va bene? Non sono poche categorie, grassi, zuccheri, proteine e poco altro, fibre, ma è un mondo molto molto complicato, è un numero enorme e galoppante. Quindi in realtà, vediamo un pochettino se riesco a andare avanti, ecco, in che maniera ritengo che il Nutri-Score sia uno strumento molto pericoloso, un cattivo strumento? Prima di tutto perché va contro quella che è la legge europea. La legge europea dice che attraverso il suo regolamento 1169 del 2011 una informazione comprensibile, ma non diciamo inaccurata, non imprecisa. Comprensibile vuol dire che deve essere compresa nel modo corretto, in modo da dare ai consumatori gli strumenti per poter operare una scelta consapevole. Per fare una scelta consapevole, il consumatore deve avere quante più informazioni possibili su cosa sta consumando, su cosa sta mangiando. E invece si cerca di distrarre l'attenzione non più sulla fact, non più sulla composizione, che già è molto 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 superficiale come informazione data. Però immaginiamoci adesso un sistema molto semplice che attira l'attenzione e, come possiamo dire, pilota le scelte. Viene spacciata questa cosa qui come, al momento, come una etichettatura volontaria, un'informazione che viene data in maniera volontaria. Probabilmente, forse in questo stadio, è volontaria ancora, però ci sono forti pressioni per poter descrivere un alimento attraverso un sistema che, vi spiego per quale motivo, non è assolutamente adatto allo scopo, perché qualunque cosa si voglia fare bisogna avere sempre in mente qual è lo scopo. Se lo scopo è informare il consumatore, mi pare che l'informazione sia fuorviante. Quindi questo è il primo messaggio che vorrei dare. Se si vuole dare informazione al consumatore, questa informazione è fuorviante. Perché? Non perché togliamo di mezzo, come possiamo dire, una certa malevolenza, no? nel voler affrontare un certo discorso, ma mettiamo pure che sia stato fatto tutto in buona fede. E perché no? Perché dobbiamo escluderlo? Però alla fin fine il risultato è quello che è, e cioè quello che è stato chiamato un algoritmo. È troppo chiamarlo algoritmo, scusatemi, è talmente semplice che non è neanche un algoritmo, è un qualcosa di veramente molto molto banale, che è basato sulla somma di alcuni punteggi, questi punteggi che sono qui sulle colonne di sinistra, questi sono i punteggi positivi, questi sono i punteggi negativi, sulla base di contenuto di certe sostanze che vengono ritenute molto importanti e da attenzionare, perché si pensa che siano soprattutto quelle responsabili di molte malattie non trasmissibili legate alla cattiva alimentazione. Quindi legate ad esempio all'obesità, legata alla sindrome metabolica, ad altro. Quindi energia, zuccheri, acidi grassi saturi e il sale, che è più legato invece a malattie cardiovascolari. Quindi attraverso una classificazione degli alimenti su diverse fasce, va bene, a ciascuna delle quali viene dato un punteggio, noi abbiamo alla fine da sommare dei punti che sono, in questo caso vedete, un totale di 7 punti. Questo l'ho presa così com'è, dal About Nutri-Score, su questo sito che sembra che promuova tantissimo. Ecco, io mi stavo chiedendo come fa a essere 7, visto e considerato che 7 più 1 a casa mia fa 8, però già l'ho copiato così com'è, abbiate pazienza, se già loro non sanno fare bene i calcoli, figuriamoci, ed è un calcolo molto semplice, nessun algoritmo. Mentre in questo caso qui noi abbiamo 10 punti, in questo caso qui abbiamo fatto bene i conti. Per differenza, i punti buoni meno i punti cattivi viene fuori il punte, anzi, punti cattivi meno punti buoni viene fuori un punteggio meno 3, e in base al fatto che siano cibi solidi o bevande,
per fortuna qualche piccola variazione è stata considerata, abbiamo dei punteggi che vengono assegnati e ci pongono l'alimento con questa bella etichetta in evidenza in una di queste cinque categorie. Ora capite benissimo che per quale motivo secondo voi il Nutri-Score è un errore? Perché in realtà questa informazione che noi forniamo al cittadino è un'informazione manipolata, non è un'informazione, come possiamo dire, di prima mano. Non è un'informazione basata su contenuti, è basata su una rielaborazione di quello che noi riteniamo sia utile o dannoso, pericoloso. Quindi vi posso dire soltanto una cosa, che ci sono decine e decine di algoritmi per calcolare la bontà, la qualità di un alimento, ma nessuno ha avuto il coraggio di proporlo, va bene, come algoritmo ufficiale della Commissione Europea, della Comunità Europea. E questo è il problema. Perché diciamo che questi algoritmi sono difficili anche da proporre? Ah, ne ho proposti anch'io un paio, ma così a una comunità scientifica per vedere l'effetto che fa. Ma pertanto, per cominciare, perché è impreciso. Qualunque algoritmo è impreciso perché tende a semplificare, perché l'imprecisione è implicita nella semplificazione. Nella semplificazione perdiamo informazione, assolutamente, e quindi diventa di per sé impreciso. Ma può essere questo metodo talmente impreciso che può generare dei fake, dei falsi, delle false informazioni. Quindi se immaginate, provate a immaginare che se io calcolo oltretutto una dieta basata su alimenti, esclusivamente basata da un punto di vista matematico, e quindi un calcolo di una dieta virtuale basata soltanto su alimenti disponibili sul mercato con l'etichetta score A, immaginatevi che tipo di dieta stiamo inducendo all'interno del consumatore. Io non sono nutrizionista, ma sono sicuro che i nutrizionisti rabbrividiscono rispetto a questo concetto della dieta basata su, un concetto che ha dato per bene anche il presidente della Coldiretti, che ha detto: attenzione, la dieta non è soltanto una quantità additiva di molecole, di sostanze, di categorie di sostanze, ma anche biodiversità, perché non è una molecola che ha lo stesso contenuto di energia uguale a un'altra molecola. Ma ci mancherebbe altro. Quindi, alla fin fine, ciò che si viene a perdere in una dieta basata soltanto sullo score A è la varietà. La varietà non è incentivata. E invece noi sappiamo che una dieta corretta, una dieta bilanciata, che si basa su qualunque cosa che sia assunta in quantità corretta. Quindi è il problema di quantità, non è un problema di qualità, evidentemente. Per quale motivo poi è anche sbagliato questo Nutri-Score? Da un punto di vista mio, cioè proprio del chimico degli alimenti, dello studioso di qualità da un punto di vista molecolare. Prima di tutto io mi chiedo, scusatemi, a chi giova questo tipo di punteggio? Certamente non al consumatore, almeno per la mia opinione è questa, perché diamo meno informazione, invece che istruire, invece che educare, noi diamo un voto senza giustificare, nemmeno a scuola. I pedagoghi dicono che il voto è adatto. Figuriamoci in ciò che potrebbe pilotare la nostra alimentazione futura. Quindi sappiate che in realtà le aziende, quelle che pensano che stiano cercando di propinare, di respingere per il Nutri-Score, siano contente, stiano festeggiando. In realtà vedete che le aziende attualmente stanno lavorando molto, le grandi aziende ma anche le piccole, per migliorare sempre di più il prodotto, di renderlo più nutrizionalmente corretto, più dotato, più fortificato di molecole che sono benefiche. Quindi si basano il loro lavoro non sulla score, sul Nutri-Score, ma basano il loro lavoro su che cosa? Sulle evidenze scientifiche. Quindi in realtà devono basarsi sulle evidenze scientifiche, perché poi devono convincere anche la comunità scientifica, in primis l'EFSA, per poter aggiungere un loro claim di salute. Invece immaginatevi che facilità hanno adesso le aziende avere un claim A, senza nessuno sforzo. Quindi quanto è facile inventare alimenti score A e propinarlo al mercato dicendo che è il migliore? Il bello è che con questi alimenti, score A,
possono essere ottenuti semplicemente modificando un po' gli alimenti e giocando con degli ingredienti spesso artificiali. Quindi, secondo me, secondo un esperto di alimenti da un punto di vista molecolare, si perde tutto quello che, come possiamo dire, che abbiamo studiato, abbiamo trovato negli ultimi 30 anni, e cioè ci sono molecole bioattive che le aziende ovviamente non sono in grado di simulare, ma sono presenti negli alimenti in modo naturale. Perché dobbiamo a questo punto spingere le aziende a inventare nuovi alimenti per raggiungere score A lavorando con ingredienti che non siano quelli che naturalmente presenti? Guardate, io non ho messo a caso questa fotografia a destra, quella di uva. Spesso per chi si occupa di diete, uva è uva, ma per chi si occupa di alimenti veramente sa che l'uva è più o meno un centinaio di varietà, ciascuna caratterizzata da una sua composizione molto diversa. E quindi è come dire, guardate, l'olio d'oliva lo possiamo benissimo sostituire con una con questa sostanza, il free tricis non octadecanil glicerolo, che sarebbe la trioleina. Perché? Perché tanto è il 99% della sostanza contenuta nel chiaro all'interno dell'olio d'oliva. Ma avete idea di che cos'altro contiene l'olio d'oliva? Guardate, io sono stato una volta, qualche anno fa, e già veniva, in un certo senso, enfatizzata la qualità di un olio mettendo in evidenza i 579 mg per chilogrammo di polifenoli. Ditemi un po' cosa dice un Nutri-Score a proposito di questa qualità. Si perde questa informazione? Secondo me sì. E allora guardate, questa è un'opera d'arte di un artista italiano, Manzoni, che aveva inventato questa, provocatoriamente, questa scatoletta che conteneva la sua merda, la sua cacca. Bene, io ho provato un po' a immaginare quale score potrebbe avere questo tipo di prodotto da un punto di vista alimentare. Provate a immaginarlo voi. E mi sembra anche che sia un pochettino un controsenso andare verso il ribasso in termini di informazione quando siamo nell'epoca del QR code, dove attraverso un'informazione molto estesa, immagazzinata sui siti, va bene, un'applicazione può estrarre quello che è utile per una persona, ad esempio, celiaca, una persona che, ad esempio, ha delle intolleranze. E invece noi stiamo puntando tutto su uno score di tipo A. E ora l'ultima slide, si può dire che è quella che mi piacerebbe, la penultima, insomma, piacerebbe mettere in evidenza. Guardate cosa significa semplificare. Con Nutri-Score, con 6 più 3, 8, 8 categorie di molecole, quando già noi, da un punto di vista nutrizionale, utilizziamo 150 componenti nutrizionali, perché sono noti, riusciamo a spiegare, riusciamo anche a isolare. Ma immaginate invece cos'è la nostra dieta, che è costituita da 26.000 distinte molecole, va bene, che sono presenti, 26.000. E noi vogliamo descrivere un alimento con lo score, con il Nutri-Score. Beh, insomma, secondo me dovremmo puntare molto di più sulla varietà, dovremmo puntare molto di più sulla educazione, sulla comunicazione corretta, va bene? E magari in questo modo noi incentiviamo chi si occupa di produrre alimenti a farli per bene non soltanto, ad esempio, dal punto di vista della ingredientistica, perché già usare, ad esempio, per avere alimenti fortificati, legumi invece che grano, in abbondanza per ridurre il carico glicemico, ad esempio, aggiungere i probiotici, ma poi tutto il resto non c'è in etichetta. Le proprietà tecnologiche, la struttura, la texture, che influenza anche le proprietà organolettiche, perché poi un alimento che fa schifo non viene mangiato, anche se fa bene. Alla fine vince l'alimento che è buono rispetto all'alimento che fa bene, senza contare poi quanto è complicato gli studi che stiamo facendo sull'impatto che ha anche questa, diciamo, questa manipolazione tecnologica, che è una manipolazione giusta ai fini della digestione. Bene, io spero di aver spiegato in maniera piuttosto sintetica ma precisa il mio punto di vista. Chiunque può fare domande, ovviamente, al momento opportuno. Grazie.
Devo interrompere la comunicazione. Thank you very much to for this presentation, diving us into the way Nutri-Score works with humor as well. So thank you very much. And I keep in mind this figure of 26,000 components that we eat, and oversimplifying leads to fake information. So thank you very much. And I had as a transition that when we cannot not pronounce the name of the ingredients, maybe we should be worried on that. We had some questions. I will come to you afterward on the question. But first, let me turn to the last scientist, not last speaker. We'll have our political dialogue afterward, and you will have the possibility as well to interact. And we'll have our parliamentarians able as well to interact with us. But first, let's go to Germany, to Munich, if I'm not wrong. Nikolai Worm, you are in Munich, you are a nutritionist. And I let you share your screen so that we have your presentation. You are professor of Nutri-Score at Saarbrücken. The floor is yours, please. Thank you very much for inviting me. I'm not a professor of Nutri-Score. I'm a professor of anti-Nutri-Score, if anything. So I'm going to talk about three aspects. As we heard, there is unfavorable and supposedly favorable components, and surprisingly for me at least, why I don't quite understand why the supposedly unfavorable ones have a double impact in comparison to the favorable ones. Anyway, I will talk about saturated fatty acids. I'm going to talk about sodium or salt, and about energy if I still have time. I'm going to leave out sugar, which is a little bit of a difficult topic. So I found a very recent publication state from a famous professor stating that Nutri-Score is based on rigorous scientific evidence aiming to improve the nutritional status of the population. And I'm want to dive into this and show you how rigorous the science actually is. So let's talk about salt real quick. In the studies that I'm going to show you, they usually don't document salt but sodium intake. So here's an exchange list. One gram of sodium equals 2.5 grams of salt, or the other way around. 2 grams of sodium, this is what WHO is advising people to eat, equals about 5 grams of salt, and a fairly high intake, upper range, is about 13 grams of salt. That equals 5 grams of sodium. So I'm going to show you that the best evidence we have, this is the Cochrane Institution, the institution of evidence-based medicine, highly recognized. They did a meta-analysis last year in 2022, and they looked at all controlled studies comparing low versus high sodium intake. And they combined 195 controlled dietary studies comprising of 12,000 people. Some studies lasted quite short, but others lasted quite long. So they did a calculation, and here's the result. If people reduce their salt intake from a fairly high 12 grams of salt or 4.7 grams of sodium to 4 grams of salt, which is lower than what WHO recommends, the average reaction was minus 1.14 for systolic blood pressure in normotensive people and healthy people, and plus 0.01 millimeters mercury for people with normal tension. You did see a clinically relevant effect if you looked at hypertensives of people that have high blood pressure. If they lower their salt intake,
this is a meaningful lowering of blood pressure systolic and diastolic. So one could argue, yes, healthy people don't have any benefit if they lower their salt intake. It's the unhealthy ones. It's the ones that have hypertension that should be targeted. Now, this is blood pressure. That's not a really important endpoint. Let's look at mortality. And do they have lower heart disease or lower stroke or lower total mortality? So I'm going to show you the most recent observational studies, epidemiological studies. And here is a meta-analysis from 2019. It combined nine cohort studies, observational studies, and the observation lasted between 1 year and 20 years. And so the results are shown in this graph. And here you can see the relative risk of mortality from cardiovascular disease. If you compare people that continuously eat a very high intake of salt, let's say 13 grams, or the ones that this is the global average, they eat about this amount. USA average is about here. WHO is advising people to eat that amount. So if you lower the intake in these observational studies, you don't see any lowering of the risk. If anything, you see a slight increase in risk, but this was statistically not significant. So there's absolutely no effect on cardiovascular disease. Let's look at total mortality. People that eat a high amount, lines are representing the so-called 95% confidence interval. The black line is the risk line. So let's look at total mortality from people that eat a lot of salt and their mortality rate in comparison to people that eat less salt. You see absolutely no effect, no beneficial effect in observational studies. Then I want to show you a very famous study called the PURE study. It's really important because it combines data from 18 different countries, from middle, high income, middle income, low income countries with more than 100,000 participants. And they were followed for 8 years. And let's see what that study showed. So here is the risk hazard ratio for people that eat a lot of salt, 13 grams a day. This is what the global average is, and here is what WHO is advising people to say. So what you can see is a statistically significant increase in risk of dying if you lower your average salt intake to where WHO or Nutri-Score wants you to lower it. Cardiovascular disease, it's not really statistically significant, but there's the same trend, an increase in cardiovascular disease. Other hard endpoints, other mortality endpoints, a statistically increase in risk or in hazard if you lower your salt intake. So that's really maybe surprising to you, but people that know the data, they shouldn't be surprised. So this is a very new one from the UK Biobank, which was released last year, a huge study with almost half a million of people. And here you see exactly the same picture, 6 years of follow-up. Here is high salt intake. Here is what WHO wants you to do. This would be very beneficial concerning Nutri-Score if people lower their salt intake and the mortality risk goes up. Cancer mortality, there is a slight trend. Circulatory mortality, there is a slight trend. Other mortality, there is a significant trend. So why are we told to lower our salt intake? These are the three major scientists from the PURE study, and they published something this year saying, it seems that when you look at the data, it seems that most countries
have a salt intake right now that is the sweet spot. It's the amount with the lowest risk. And yes, there are some countries like China that have a higher salt intake and they have a higher risk. And this is where WHO and NutriScore wants us to go. And what you see is not a lower risk. You see a higher risk. And that's what their conclusion sounds like. And they say current evidence indicates that most people around the world consume a moderate range of dietary sodium, 3 to 5 grams a day, that this level of intake is associated with the lowest risk of cardiovascular disease and mortality, and that the risk of adverse health outcomes increases when sodium intake exceeds 5 grams a day or is below 3 grams a day. So we're living in a sweet spot in most of European countries right now, most people at least. So they ask in a very high ranking medical journal, they ask the same authors, they ask a question, are data robust to recommend low sodium intake? The answer is no. For various reasons, we don't even have a single randomized controlled trial that looked at low sodium intake and health outcomes in a controlled way. We don't have that. Is it feasible to lower your sodium intake to what WHO wants us to do? No. There's no observational data showing any advantages, and so on and so on. So the data are clear. We really have no evidence to conclude that the lower the better. So what about saturated fatty acids? It's interesting because there in textbooks there are 37 saturated fatty acids listed. I have them right here, and three of 37 are considered unfavorable because they, under controlled conditions, they can raise LDL cholesterol. Anyway, they also raise HDL cholesterol, the so-called good cholesterol, and they have some other effects that are considered beneficial, and a lot of these other saturated fatty acids have beneficial effects. But all these saturated fatty acids are taken hostage by these three because of their LDL increasing effect. Anyway, but we don't eat saturated fatty acids. We eat food, and food contains a variety of different fatty acids. And also, like we heard from our colleague from Italy, food contains a lot of different components. And so it's important to realize that foods that contain saturated fatty acids contain different proportions of various fatty acids also, and nutrients that can substantially influence the observed physiological and biological effect. It's the whole matrix of food that makes the impact, and it's not single nutrients as the NutriScore suggests. So let's look at observational data. Here is a meta-analysis from 2019 looking at 59 cohort studies, looking at the risk of people that eat a high amount of saturated fatty acids in comparison to a low amount. These are all the studies listed. And what you can see here is the relative risk. If the plot here goes to the right, the risk is increased. And if the plot goes to the left, the risk is lowered. And what you can see here is a comparison, the people with the highest in comparison with the lowest intake. And here's the total of these studies. And it shows that the people that eat the highest amount of saturated fatty acids have a slightly lower risk in comparison to the people with the lowest intake of saturated fatty acids. So there is no risk to be seen concerning cardiovascular disease in these observational studies. Here they did a dosage effect analysis in this graph, and you can see most European countries eat around 15% of their calories as saturated fatty acids.
the people, if you lower the intake and if you look at people that actually ate less, there is absolutely no lowering of risk. This is where we should be going concerning different, referring to different dietary guidelines, and there is really, if anything, a slight increase in risk and not a lowering of risk. This is the PURE study, and they also looked at saturated fatty acids. And if you lower your current intake from 14, 15, 16 percent of calories from saturated fat to 6 or 7 or 8, there is absolutely no lowering of risk for total mortality, no lowering of risk for cardiovascular, for mortality. So again, nothing to be seen. There was one recent meta-analysis, and they chose to pick 11 out of these 50-something cohort studies. I don't know why they did this. Must have a reason that I'm not going to go into it. But what they showed is, again, that if you lower your intake from 15 to 6 or 7 percent of calories, no difference in total mortality, no difference in cardiovascular mortality. So all these data I showed you are so-called observational data, epidemiological data. They don't have a high level of evidence. This is what the highest level of evidence is. Now I'm going to show you also from the Cochrane Institution, the latest meta-analysis of randomized controlled dietary studies. They actually took people and lowered their intake of saturated fatty acids and compared it to a group of people that were comparable, that were randomized, control group that kept their diet with a higher amount of saturated fatty acids. And they did this for several years. And what was the result? This is the result. For non-fatal myocardial infarction, reducing saturated fat has little or no effect on myocardial infarction. A stroke, the effect of reducing saturated fatty acids and risk of stroke is unclear, as the evidence was of very low quality. Coronary heart disease mortality, reducing saturated fat may have little or no effect on CHD mortality. CHD events, the effect of reducing saturated fat is unclear, as the evidence is very low quality. And it goes on like this. Total mortality probably makes little or no difference on total mortality. Cardiovascular mortality, the same thing. So this is the highest level of evidence. I'm going to skip this. This is the highest level of evidence we have in the medical literature. And the question is, why are we supposed to lower the intake of saturated fatty acids? Why do we get a good Nutri-Score if a product contains very little of it or none of it? So I can only advise you, if you're interested in these data, look up these two recent articles I'm going to show you. And this is an international group of highly respected researchers. And their question is, are the guidelines concerning saturated fats and health, are they evidence-based? And the conclusion is a lack of rigorous evidence to support continuous recommendations, either to limit the consumption or to replace them with other fats, with so-called healthier fats. There is no evidence for it. So this is my conclusion. Lowering saturated fatty acids is beneficial. That message is without any evidence, and we should get rid of it. The emperor has no cloak. So this is the other article I want to urgently convince you to read and distribute. This is in a highly respected medical journal, and the same authors came to a very similar conclusion. Whole fat dairy, unprocessed meat, dark chocolate are rich in saturated fatty acids with a complex food matrix that are not associated with the increase of cardiovascular disease. The totality of available evidence does not support further limiting the intake of such foods. So
If I may, let me finish by just a very short presentation about the question, are calories equal? Is a calorie a calorie a calorie? Yes, it is in a bomb calorimeter, but not in a human body. It's totally different. Let me give you a famous example. Here you have sucrose, our regular white or brown sugar. It contains two monosaccharides, glucose and fructose, and it's combined. And here you have, on the other side, you have another sugar called isomaltulose. It's combined out of this, it's exactly the same molecules. They have the same energy, 4.1 kilocalories per gram. And the only difference is the way they are bound together. So I'm not going to go into the starch down here, but physically it's the same calories, but physiologically it's very different. This sugar will be, this is a mistake. It should be the other way around. This is absorbed rapidly, and this is when it's absorbed slowly. So what happens? If you eat food, it will reach your stomach and then it will be passed on to the small intestine. And all the food that is absorbed in the upper part of the small intestine, this triggers a release of a hormone called GIP, glucose-induced insulinotropic peptide. Food that doesn't get taken apart and doesn't get absorbed up here, but reaches the lower end of the small intestine, that triggers the secretion of a different hormone. It's called GLP-1, glucagon-like peptide 1. So same calories, same molecules combined with a totally different effect. Look at this. Here you have our regular sugar. What it does to blood sugar, if you ingest it and look at your blood sugar level 30 minutes later with one type of sugar and the other type of sugar. Here's the insulin reaction, the insulin secretion. It's highly significantly different reaction. But let's go to these gut hormones that I was just talking about. Here you have the secretion of GIP with regular sugar, and here you have with isomaltulose and GLP-1, it's the other way around. So what does that mean for the body? Now it becomes really interesting. All these highly refined, ultra refined, modern foods, they are easily and quickly absorbed up here, and they trigger a high secretion of GIP, okay? So what does GIP do in the body? Totally independent of calories. GIP will lower your fat oxidation in your muscle. That's bad news. It will increase your fat storage in your liver. That's very bad news. It will increase your inflammation in your adipose tissue. That's very bad news. So what does food do that reaches a lower level? Oh yeah, and by the way, you can see these highly rated NutriScore products. They are considered high glycemic. They will be mainly absorbed up here. They will have exactly this reaction. So let's go to slowly absorbed food, which reaches the lower part of the small intestine. What does GLP do if that is secreted in a big way? It will increase satiation. It will lower your food intake. It will lower your gastric emptying. That's why you will eat less, because you're satiated easier and quicker. It will lower your fat storage in the liver. It will increase your energy expenditure through producing heat in your adipose tissue. It will increase the storage of sugar in your muscles. All beneficial effects. Same calories,
same combination of molecules and have a totally different effect. This kind of effect will help you stay slim. It will help you prevent obesity, or on the other way around, it will help you slim down. Now this is the most modern medical substance for type 2 diabetes, a medication that will help secrete this gut hormone, because people not only lower their blood sugar, they lose a lot of weight if this is secreted. So the problem, I'm almost finished. The problem with these modern, highly processed foods is that they create an imbalance between GIP and GLP-1, which will help create obesity, which will help getting you fat. So anyway, I think my time is over. I made the point. Last bit, there was one study that I found very impressive. It was done by Ken Hall in the United States. He compared in a medical ward under very tightly controlled conditions, he compared people eating highly, highly refined food on the left side with in a second phase with unprocessed food, naturally left food, unprocessed food. And the food was matched. It was matched. It had identical calories, carbs, carbohydrates, identical amount of fat and fiber and protein. It was the same people in the crossover experiment. For 14 days, they had to eat one kind of food, and then the next 14 days, the other kind of food. But they could eat as much as they wanted until they were satiated. So it was ad libitum. So what happened? People that ate ultra-processed food over the 14 days on average ate 500 kilocalories more than when they ate unprocessed food. So it's you offer food that has exactly the same amount of calories, but people voluntarily eat less if it's not highly processed, because of these gut hormone effects that I just showed you. So this is my point. You cannot compare a calorie to a calorie in a body, and so it makes no sense. To come to an end, if you look at the data, looking at ultra-processed food and development of obesity, these are data from the United States, the higher the amount of daily calories from processed food, the higher the risk of becoming obese, the higher the risk of having a big waist. This is a meta-analysis combining international studies, same picture. The more you eat from these highly processed foods, the more likely it is you will become obese. So we now have all the mechanisms. There's many mechanisms that I'm not going to go into now because of time. So my message would be, forget Nutri-Score. There's a very simple rule that people can adhere. Get rid of fake food and stick to real food. I think that's the very important message. So my conclusion is, three out of these four negative criteria for negative points, those with the highest impact on the Nutri-Score are based on old but long disproved hypotheses. Thus, the Nutri-Score is not evidence-based and does not stand up to scientific scrutiny. Thank you very much. Thanks to you, Nikolai. Thank you very much for this presentation. And I think your message was really clear. I think it only gives us appetite to go and to dive into nutrition science and all the elements that are behind the Nutri-Score. I would be tempted to tell our political leaders, the decision maker who are there, good luck with that, because now you will have the ball at one point from the Commission, and you will have to make decision and to drive a direction based on this complexity of our food in order to give a direction to the labeling and to the solution for nutrition challenge. So
I will give the floor now. We have Adrian Vasquez with us, Marta Rabella, and Marco Compomenozzi with us. So I will give you the floor, and then at the end I will give to Paolo De Castro the conclusive remark. Maybe first, Adrian, as a URI chair from Spain, your point of view with this and how you feel this debate and how you see the parliament positioning in that. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar en español. Veo que la interpretación funciona bien. Como hay mucho italiano también, van a entender perfectamente el español. Lo primero, muchas gracias por invitarme a este panel, a este debate de total actualidad. Los elementos científicos han sido explicados en detalle y muchos, la verdad, yo no conocía, realmente interesantes. Me ha llamado mucho la atención también los gráficos sobre el uso de la sal. Yo que siempre cocino sin sal, pensando que era más sano, y ahora tengo que revisitar eso y empezar a volver a usar más sal. Pero bueno, yendo al asunto de Nutri-Score, yo creo que la clave aquí, desde el punto de vista europeo, primero, es que yo creo que sí hay que intentar ir hacia una armonización del etiquetado frontal, pero no a toda costa. Yo creo que la armonización hay que intentarla llevar a cabo cuando tengamos realmente una manera de hacerlo en el que consigamos, primero, una transversalidad entre los Estados miembros, los intereses de las asociaciones de consumidores, la ciencia, incluso también las grandes empresas de productos agroalimentarios y, por supuesto, también del sector primario, ¿no?, de agricultores y ganaderos. Y yo creo que Nutri-Score en absoluto encaja en esa descripción. Por lo tanto, yo veo con profunda preocupación el que haya cada vez más Estados miembros que se sumen a esta ola. También veo con preocupación que va a ser una de las prioridades de la presidencia francesa en los próximos 6 meses, porque no es ningún secreto que Nutri-Score no solo está apoyado por el gobierno francés, sino que está apoyado por el gobierno francés para, de alguna manera, beneficiar a los grandes conglomerados agroalimentarios que tiene ese país. Y eso no es un secreto. Y pues bueno, pues si está basado en esos postulados, pues yo espero que la Unión Europea, que la Comisión Europea no caiga y de alguna manera intente también valorar otras opciones. Una vez dicho lo de la armonización, está para mí claro, ya lo han explicado muchísimo mejor que yo las personas que han hablado adelante, que Nutri-Score no funciona, que es un algoritmo muy simplista y que lo que hace básicamente es hacer que el consumidor se equivoque. Voy a poner un ejemplo personal. Yo vivo en Bélgica habitualmente y ahora, por ejemplo, hay una cadena de supermercados que, primero, dependiendo de si compras más A o B de Nutri-Score, tienes una rebaja en la compra. Y lo que hace es primero pensar que estás comprando más sano, cosa que no es cierto, por lo que ya hemos escuchado hoy. Y segundo, se está utilizando para fomentar la compra de unos productos específicos que curiosamente vienen de las mismas empresas que he mencionado antes, que van a hacer más beneficio con esto. Y luego, desde un punto de vista personal, a mí me ha pasado hace poco ir a uno de estos supermercados en Bélgica y yo quería pues zumo de naranja natural y pues, la máquina ya no estaba, y fui al frigorífico a comprar el zumo, que es 100% natural exprimido, pero que lo ultracongelan y lo van sacando cuando las naranjas se acaban. Y tenían una C. Ese zumo que era 100% natural, al haber sido ultracongelado, tenía una C. Y yo que conozco cómo funciona Nutri-Score, que conozco el debate, incluso tuve dudas de si tenía que comprar o no ese zumo. Así es de confuso este semáforo. Eso, por lo tanto, a mí me preocupa, que incluso a mí me genera ciertas dudas y tuve que parar a pensar y decir, pero vamos a ver, me saco la cabeza, esto no va a ningún lado, es simplemente un etiquetado pro marketing. Pues imaginaros pues, los ciudadanos a pie que tal vez no están tan metidos en el debate de Nutri-Score. Una vez dicho esto, también perjudica completamente a productos de la dieta mediterránea que a mí me importan particularmente y que además ya están muchos de ellos protegidos con las indicaciones geográficas y con la protección de geográficas y también perjudica seriamente a productos que tienen monoingrediente, como puede ser, por ejemplo, la miel. Y justamente, como han dicho también algún ponente antes que yo, la dieta mediterránea está sobradamente demostrada que es sana y no solo por la esperanza de vida, que es uno de los datos también que se pueden utilizar. Volviendo un poco también a lo que he dicho antes de Francia, quería
resaltar también que hace poquito el ministro de Agricultura del país francés, el señor de Normandie, ya ha dicho públicamente que tal vez Nutri-Score no sea la solución que haya que proponer, porque obviamente fue a visitar a productores de queso Roquefort y no salió muy bien parado de aquellas reuniones. Y el último tema que quería resaltar sobre el Nutri-Score es que parece, desde las instituciones y desde algunos grupos políticos, que lo que quieren no es informar al ciudadano, lo que quieren es reeducar al ciudadano. Y yo, sinceramente, yo soy muy liberal y a mí nadie me tiene que educar en cómo me tengo que alimentar. Es más, que si me quiero alimentar comiendo tal vez más carne roja que otra cosa, pues tal vez es una decisión que tengo que tomar yo y no me tienen que reeducar cómo tengo que comer. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es informar al ciudadano para que tome decisiones informadas, no decirle que es bueno y que es malo directamente con un semáforo, que lo que hace es simplificar un procedimiento de compra, que sinceramente yo esto se lo explico a mi abuela o a mis padres, que han comprado toda la vida con mucho sentido común y tenemos una dieta muy equilibrada, y lo único que hace es confundirles. Y justamente esa confusión es lo que va a producir que algunas empresas en particular se beneficien más que, por ejemplo, productores tradicionales. Entonces, creo que es todo una... Este Nutri-Score no debería ir para adelante en este caso. Creo que sí es cierto que tenemos que intentar armonizar ese packaging, pero hay que hacerlo de manera transversal, contando con todos los actores del sector. Y creo que me he extendido un poco, pero perdóname, Luke, hablaría ahora sobre esto. Así que bueno, ya te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Thank you very much for this point of view and the engagement and questions as well on conglomerates behind this idea. I will turn straight to, I have some questions as well related, but I will take them if we have the time at the end, otherwise we will have a next step, a follow-up of this event anyway. So we will take all these questions, especially on the supermarket and the advertisement dimension of it. I will turn to Mark Tarabella. Mark, you are with us, and for many, many years, you are involved in school schemes, fruit and veg, and again, you will work on that in the coming months. So nutrition policy, you know what it is about, and I saw that you were consuming some low sugar, I think, or rapid sugar, I don't know, from here, but you will tell us. No, I consume fruit. Ah, okay. Mandarin, of course. Non-processed food. Però voglio parlare italiano. Io sono molto interessato e quando Luciano Stella mi ha chiesto di partecipare ho detto con gran piacere, perché io ho lavorato anche sull'etichettatura degli alimenti 12 anni fa, 2009-2010, e già all'epoca ero avversario della tradizione anglosassona del traffic lights, perché avevo pensato che questa informazione, che si voleva una semplificazione dell'informazione, e non so se il termine italiano non è una semplificazione, è un semplicismo, vuol dire che dà un'informazione falsa, ed abbiamo già parlato di quello, lo sappiamo già tutti gli esempi, e oggi la realtà di questo Nutri-Score, in quale ho creduto anni fa, pensavo che fosse una soluzione per dare un'informazione senza vedere un tabellone complicato all'indietro del pacchetto, però devo dire che per esempio nel mio paese, il Belgio, sono due grandi negozi, grandi catene di distribuzione, che sono Deleuze e Colruyt, fanno anche i prodotti del loro proprio marchio, e quando vedo su per esempio prodotti liquidi che una cola light l'etichetta è verde A, e che il latte semiscremato è arancione C, e il latte che non è scremato, il latte si dice intero, in francese entier, è etichetta DOE, è rosso, no, quello non va. Che per esempio alimenti molto utili per la salute, che sono le mandorle, frutti secchi, mandorle, noci, sono ricchi in omega 3, ma soltanto penso che sarebbe più opportuno
invece di dare un label, una, come si dice, l'etichettatura del Nutri-Score, un rosso E o D, dire che si deve mangiare, ma in poche quantità. E quello è l'importante, è l'educazione all'alimentazione. L'educazione che non è, gli stati membri, ne abbiamo parlato con Paolo De Castro alcuni giorni fa, sul il programma di distribuzione delle scuole che abbiamo lavorato come relatore, abbiamo lavorato nella nostra commissione, nel nostro gruppo, di dare anche soldi ai stati membri per fare misure educative, e gli stati membri sono pochi ad aver fatto, e quello è un po' un fallimento. Devo dire che io, quando vedo il risultato del Nutri-Score applicato dai negozi oggi, mi dà fastidio, vuol dire che non corrisponde a un'informazione corretta dei cittadini, dei consumatori. Il Nutri-Score è troppo una semplificazione che tiene solo conto delle calorie, se c'è poco zucchero o poco sale, ma non vuol dire, anche se questi alimenti ultra trasformati che hanno poco zucchero, poco grasso, se utilizzano aspartame o altre, non sono buoni per la salute, e invece che prodotti un po' più con sale, magari, o il prosciutto. Io sono anche, colleghi spagnoli hanno anche prosciutti favolosi, ma anche in Italia, anche in Francia, anche un po' in Belgio, ma sono fumigati, e quello non mi piacciono, preferisco i prosciutti crudi, come in Italia e in Spagna, sono due. E allora vuol dire che sono buoni, però si deve mangiare in poche quantità, meno probabilmente. Devo fare un sforzo anch'io, devo ammetterlo. E quello, ho parlato dei liquidi, ma anche dei frutti secchi e di questi. L'ideale, l'ideale non esiste. Sarebbe un'etichettatura che dà l'informazione sui nutrienti, ma anche sul grado di trasformazione o no degli alimenti, pensando che gli alimenti ultra trasformati hanno un difetto in paragone a un alimento che non è lavorato, che è meno processed food, è più, come si dice, più come la frutta, la verdura direttamente. E quel che non va anche nel Nutri-Score è che alcuni marchi di negozi fanno una promozione sui prodotti etichettati A o B, come la frutta e la verdura. Se c'è solo frutta e verdura, che dire, se ne mangiamo più, è un buon segnale. Ma il problema è che, se teniamo conto del segnale che dicono che A e B è buono, vuol dire automaticamente che D e E non è buono. E quello non è vero. E per quale ragione che il Nutri-Score, come è applicato in Francia e in alcuni marchi, anche in Belgio, non funziona e non dà un'informazione, come si dice, giusta dei consumatori. Allora, so che la Commissione deve lavorare su questo, fare una proposta, non sarà domani, ma dobbiamo prepararci, e magari sarà complicato di fare, non so se sarà utile di fare un score che tiene conto nel stesso tempo ho visto il programma, anche ho letto un articolo ho ricevuto anche quelli della SIGA, che vogliono fare un indice, un score sul fatto che è ultra trasformato o no, dando la priorità o la preferenza agli alimenti non trasformati. Ok, ma fare una sintesi del Nutri-Score attuale, del SIGA, anche Nova fa quello, ultra trasformati o non trasformati. E anche c'è un criterio che è anche interessante, è quello dei residui dei pesticidi. Come fare? Probabilmente mettere accanto il label che esiste, l'etichettatura che esista sull'agricoltura biologica, e non complicare le cose. Dunque, la conclusione che vorrei fare è, dobbiamo chiedersi se è utile di fare un'indicazione che è più, non so se esige complessiva, ma che tiene conto di alcuni criteri, che sarebbe un score, e mettere accanto agricoltura biologica o no, o di non fare niente e di insistere solo sull'educazione all'alimentazione, dire
precisare che le quantità, si deve mangiare di tutto, una cena o un pranzo equilibrato, anche la colazione, mangiare un po' di tutto, ma essere attenti a non mangiare troppo alimenti che contengono zucchero, per esempio. Ma è chiaro che il Nutri-Score non va. Non sono un adesso sono opposto al Nutri-Score, perché semplicemente se c'è il Nutri-Score come adesso, dà un'informazione completamente falsa ai cittadini. E quello non è il nostro lavoro di promuovere questo tipo di informazione. Perché la semplificazione, ok, ma il semplicismo no. Thank you very much, Mark, for this clear reading of the situation and proposals as well on the way to go as a next step. And I'm sure the Commission will hear carefully what you said just now. So Marco Compagnonozzi, I turn to you now. Please, you have a global vision of what's going on in the Parliament and on this debate as well. As head of delegation, please share with us as well your insight. Grazie, io parlerò in italiano, ma innanzitutto ringrazio gli organizzatori perché è un convegno interessantissimo e anche a noi parlamentari, nonostante seguiamo questi temi da tempo con attenzione, continua a darci ulteriore informazione di dettaglio. Io infatti ringrazio anche i professori, a parte Prandini con la sua introduzione, che ovviamente condivido in toto, anche l'intervento dei tre professori, perché vabbè, io non sono un deputato della Commissione Ambiente e Salute o della Commissione Agricoltura. Io sono in Commissione Mercato Interno e in Commissione Commercio Internazionale. Quindi su questi temi li sfioro nella mia attività parlamentare da altri punti di vista che vi assicuro c'entrano in quello che stiamo discutendo. Inoltre sono solo da 2 anni parlamentare europeo, non so per quanto ancora lo sarò, ma ero già in Parlamento come funzionario per il mio partito, per il mio gruppo da molti anni e quindi conosco tutta quella storia, anche quanto ha menzionato Tarabella poco fa sul semaforo britannico, no? Che fu un'esperienza di successo rispetto a chi come noi pensa queste cose, però i rischi di tanto in tanto arrivano e per esempio abbiamo una storia di problematicità rispetto al tema, per esempio, dell'indicazione di origine dei prodotti, che per gli italiani, per tanti di noi, è un tema importante, ma su cui con fatica, su alcuni settori abbiamo ottenuto delle cose, su altri si fa molta difficoltà, e anche lì c'è sempre uno scontro tra un certo tipo di produttori che sembrano, come dire, non volere delle cose che ritengono complicazioni. Addirittura sull'origine dei prodotti qualcuno ci veniva a dire: ah, ma è una violazione, sono barriere alla libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione. Invece io e tanti altri pensiamo che sia informazione ai consumatori. Allora arriviamo al Nutri-Score, che, come ha detto il professor Capozzi, cioè, anche a scuola il voto va giustificato. Il problema di una semplificazione di questo tipo è che non c'è una spiegazione rispetto al perché un prodotto riceve la lettera A e un altro riceve la lettera E. E attenzione, certo ci sono anche grandi interessi dietro a queste cose, ma rispetto a chi dice vabbè, ma il consumatore sarà in grado, no, di capire queste cose, non è mica stupido, lo sa che non deve mangiare tutta quella forma di parmigiano, invece uno dei problemi che proprio da cittadino italiano che frequenta e abita il Belgio da tanto tempo vedo è che poi stanno cominciando delle politiche di promozione del consumo dei prodotti che ricevono il semaforo verde o la lettera A. C'è proprio una volontà politica e a volte anche ideologica di modificare la scelta del consumatore, e non sempre, negli esempi che sono stati fatti sono evidenti, dal punto di vista della salute, perché come ha detto il professor Vac, non è una questione di cibi buoni o cattivi, ma di cattive diete.
io stesso devo sicuramente fare degli sforzi, me lo dice anche la mia compagna, me ne accorgo, ma perché conduco una vita per cui purtroppo troppo spesso devo ricorrere a questi processed food, questi alimenti trasformati, perché non ho la possibilità di seguire quelle cose che invece ritengo io stesso che siano più giuste. Infatti la presentazione del professor Warren in questo senso era molto istruttiva e fa capire tante cose. Quindi il tema dell'intervento, l'ha detto anche il collega Adrian Vasquez, l'impatto sulla scelta del consumatore è veramente cruciale rispetto a una situazione per cui non possiamo prendere l'eventuale proposta sul Nutri-Score come una cosa che va lì, una cosa in più che aggiungiamo rispetto alle tante indicazioni che sono in etichetta. Fra l'altro, in un periodo storico in cui avremo bisogno di ben altri tipi di indicazioni, è stato anche detto da Capozzi, cioè ci saranno i celiaci che avranno bisogno di comprendere alcune cose, o chi segue certe diete, pensiamo anche a chi segue certe diete per una scelta anche religiosa o filosofica. Quindi facciamo anche attenzione al fatto che qualcuno non venga a proporci un'alternativa che sia peggiorativa, cioè se qualcuno fra qualche mese ci dice ma vabbè dai, facciamo che il Nutri-Score non lo mettiamo sui prodotti che sono IGP ed OP. Anche lì l'impatto sul consumatore quale sarebbe? Allora, trova prodotti col semaforo, qualcuno gli spiega che è una cosa importantissima e poi trova prodotti dove questa cosa non c'è. E ci sono quelle due etichette rotonde su cui sarà importante, sulle IGP e le DOP, fare un'attività di diffusione maggiore. Ne parlavo ancora in Italia qualche settimana fa, perché i consumatori spesso non le conoscono ancora. Però temo che un consumatore che in un mondo con l'etichetta Nutri-Score si trovasse di fronte ad alcuni prodotti che poi non ce l'hanno, allora si creerebbe una confusione ancora maggiore. Per questo motivo credo anche io, come ha detto Tarabella, che l'informazione e l'educazione sia fondamentale. Poi, vabbè, nelle famiglie di paesi come l'Italia era un'educazione che veniva anche nella famiglia, era una questione di buon senso, ma purtroppo lo Stato, le istituzioni probabilmente devono in questo senso agire. Devono agire anche in un contesto in cui a volte le associazioni che rappresentano i consumatori, io l'ho sentita con le mie orecchie, non ero neanche un parlamentare europeo, una loro rappresentante, un tempo dire no sull'indicazione di origine, lì non si parlava ancora di Nutri-Score, noi siamo contrari, sono obbligatorietà, si parlava neanche nel contesto agroalimentare, perché potrebbe essere ingannevole per i consumatori. Ecco, purtroppo io temo che non stiamo tutti combattendo ad armi pari e che sarà importante che la nostra strategia debba essere transnazionale, transpartitica, non devono esserci differenze, non deve apparire in nessun modo né strumentale rispetto a posizioni politiche, io perché magari sono un gruppo di opposizione rispetto alla Commissione europea, e nemmeno di un modello, come dire, corporativo di difesa di una parte. Se siamo bravi a coinvolgere tutti, secondo me possiamo avere successo, perché gli elementi di fatto sono davanti a noi. Vi ringrazio ancora e ascolto ancora con interesse, perché è veramente un momento istruttivo anche per me per primo. Grazie. Thank you very much, Marco, for your intervention. And you raised a very important point, which is how consumer would react. We don't know, and there are very few, maybe only one study on how consumer would react to Nutri-Score, but not many. So clearly we will have to take this into account. We are a bit running behind the clock, but I will turn straight to our next two last panelist before the conclusions from Paolo De Castro. So we will give the floor now to Luciano Stella from the No Nutri-Score Alliance, and I think
a lot of us here around the table and in the participants are following what you are doing and your daily summary of your Nutri-Score. Thanks for it. That's a very useful weekly rendezvous. We like it. And then I will give the floor to Sergio Martin Rubio. And I will ask both of you if you can make your intervention really to the point so that we save time for, for Paolo De Castro to make the conclusions out of this very intensive debate. So, Luciano, you have the floor. Buon pomeriggio a tutti. Dovrebbe esserci una mia presentazione. Oh, perfetto. Grazie infinite. No, prima di tutto, grazie Luke. Vorrei ringraziare tutto il team di Farm Europe, Big Europe, per questa opportunità. Mi chiamo Luciano Stelle e sono il fondatore della Non Nutri-Score Alliance. Non Nutri-Score Alliance è un'associazione informale fondata da un gruppo di professionisti e cittadini che hanno deciso di firmare un manifesto contro il Nutri-Score. Quella contro il Nutri-Score non è solo una battaglia sui sistemi di etichettatura e sui modelli di certificazione alimentare, ma fondamentalmente una battaglia per proteggere il futuro delle prossime generazioni. Promuoviamo una comprensione ed un apprezzamento più profondo delle diete specifiche per una vita sana, sulla base di una solida comprensione del principio di moderazione e qualità del cibo. Riteniamo che la libertà di scelta del consumatore sia un diritto fondamentale che non può e non potrà mai essere soppresso da un'unica etichetta. La nostra capacità di fare scelte è il pilastro della nostra libertà. La prossima slide, per favore. È indubbio che il Nutri-Score è fondamentalmente anticoncorrenziale. Possiamo mettere la slide successiva, next slide, please. Next slide, please. Ok, provo ad andare avanti. Nel frattempo, se sostituiscono la slide. Il Nutri-Score è anticoncorrenziale, ingannevole, manipolativo, al solo scopo di distorcere il mercato. Penalizza gli alimenti con proprietà nutritive scientificamente riconosciute, condanna i singoli macronutrienti e trascura i micronutrienti essenziali come più sopra, come ad esempio le vitamine. Questo è stato già detto dai tre professori che hanno parlato prima di me. Alcuni grandi rivenditori sono arrivati al punto di fare sconti sui prodotti con l'etichetta Nutri-Score e spesso, non a caso, questi prodotti scontati, ecco, questo è un esempio lampante, sono addirittura in brand. Vediamo ad esempio uno dei supermercati più famosi qui a Bruxelles che ti manda e che mi manda settimanalmente una serie di promozioni se acquisto prodotti con il Nutri-Score A e B. Questo credo che sia realmente anticoncorrenziale e che distorca il mercato. Questa etichetta nasce da intenzioni che vanno ben oltre la promozione di una società sana. Il Nutri-Score infatti va a vantaggio delle multinazionali e della grande distribuzione di grandi di dimensioni con vantaggi economici implicitamente ottenuti dall'impostazione del loro logo. Sfortunatamente tra i beneficiari dell'etichetta i cittadini e i consumatori europei non sono tra coloro che traggono un profitto dal Nutri-Score. Il sogno del Nutri-Score? Avere composizioni nutrizionali perfette negli alimenti, ma il raggiungimento di tale visione richiede pratiche ambigue da parte della grande distribuzione. Ad esempio, le modifiche degli ingredienti con l'uso di sostanze chimiche al solo scopo di migliorare il grado Nutri-Score, e questo senza informare adeguatamente il consumatore delle modifiche stesse, sono fondamentalmente chimiche. Spero che gli amici del BEUC stiano seguendo e stiano ascoltando questa conferenza e domando a loro direttamente, ho provato a farlo più volte ma non ho avuto mai risposta, se i consumatori che loro dicono di rappresentare sono informati del fatto che le revisioni che vengono fatte dei prodotti e dei cibi che mangiamo per ottenere un Nutri-Score migliore, quindi A e B, se i consumatori sanno che gli ingredienti che vengono sostituiti sono prodotti naturali e vengono sostituiti con prodotti chimici. Dal punto di vista del mercato, questi prodotti modificati mettono seriamente a rischio la catena di produzione e fornitura agricola della tradizione europea.
Pensando al futuro, mi allarma notevolmente pensare che un giorno, quando i miei figli cresceranno, non potranno vivere alcune delle cose che noi, la nostra generazione, ha dato per scontato. La prossima slide, please. Next slide, please. Ecco, questo è un esempio lampante. Mia madre mi rincorreva da bambino dicendo: mangia un cucchiaio di miele. A quanto pare il miele oggi è considerato un prodotto nocivo per la salute, io continuo a darlo comunque ai miei figli, mentre invece un prodotto altamente chimico e in cui vengono utilizzate sostanze chimiche in sostituzione di quelle naturali, lì sotto possiamo vederne un esempio lampante, vengono invece etichettate con un Nutri-Score A. E quando i fondatori e gli ideatori del Nutri-Score dicono che bisogna comparare i prodotti sullo stesso scaffale, ecco, questo è un esempio lampante. Cioè, i nostri figli con che fanno colazione la mattina? È forse meglio fargliela fare con un buon con una fetta di pane e del miele sopra, o con un chimico Nesquik? Guardando più da vicino i problemi derivanti da questa etichettatura, è piuttosto ovvio che il Nutri-Score non educa il consumatore, ma anzi si limita a fare la scelta del prodotto per il consumatore, spesso senza prendere in considerazione l'interesse del consumatore in sé. Schemi di etichettatura con gradi e colori troppo semplicistici come il Nutri-Score mettono a repentaglio obiettivi chiave come la sicurezza alimentare, la trasparenza e la protezione dei consumatori. Mi domando e continuo a domandarmi sempre se i membri del BEUC sono a conoscenza di questo. L'introduzione del Nutri-Score, next slide please, colpirebbe ingiustamente i componenti chiave della dieta europea e mediterranea. L'attuale minaccia di tale etichetta è che i prodotti mono ingrediente, i prodotti europei di qualità che da secoli sono parte, specifico, non italiani, europei, da secoli sono parte integrante della tradizione culinaria di ciascuno Stato membro, vengono discriminati a favore di prodotti industriali riformulati. Inoltre, il Nutri-Score mette in ombra gli sforzi compiuti negli anni per salvaguardare le indicazioni geografiche dell'UE, come per esempio diceva prima l'onorevole Campomenosi. E arrivo alla conclusione, next slide please. È chiaro che il mercato è anche, next slide please, questo è un esempio chiaro di una riformulazione di prodotto. No, before, the slide before. Ecco, qui è un esempio lampante di quello che è la distorsione del Nutri-Score. Questi sono prodotti le cui fotografie ho fatto io personalmente, in cui vediamo che un piatto da quasi 1200 kcal e di 595 grammi, che significa mezzo chilo di prodotto, ed è un monoporzione, ha un'etichettatura pari a, io domando quale dietologo, dietista o dottore possa mai consigliare a un proprio ad una persona di poter mangiare mai una cosa del genere. Poi non tocchiamo l'argomento sulla qualità del cibo, questo è un altro discorso. È chiaro che il Nutri-Score distorce il mercato, non informa i consumatori, crea una distinzione tra prodotti presumibilmente buoni e cattivi in modo discriminatorio, il tutto con l'intento di fondo di avvantaggiare finanziariamente la grande distribuzione. Il sistema di etichettatura frontale Nutri-Score deve essere rimosso immediatamente, oggi stesso, e i cittadini europei devono essere consapevoli della vera natura di questo sistema di etichettatura. Per questo, insieme alla comunità scientifica, ai consumatori, alle catene del valore agroalimentare e agli stakeholder politici, abbiamo creato la Non Nutri-Score Alliance. Rimanga a vostra disposizione, e chiunque ci sia, sia in collegamento e abbia, next slide please, abbia la volontà ancora, next slide please, ancora, qui, no, va bene, comunque, avete tutte le informazioni per seguirci direttamente, No Nutri-Score Alliance. Grazie a tutti e una buona giornata. Thank you. Thanks a lot, Luciano, for this presentation example and personal engagement on this file, as we see in your presentation. I will turn now for our last speaker, and I will really ask you to make it very, very short, because we need to get to the conclusions now. So Sergio Martin Rubio, are you with us now? I don't see your camera on. Yes. So please open your microphone and I give you really the floor now.
We cannot hear you. Sergio, your microphone is on, but we cannot. Perdona, ¿me oís ahora? Yes. Yes. Ah, yes, más, perdón. Go ahead. Bueno, primero de todo, voy a compartir un momentito la pantalla. A ver si me deja. So you are director of technical and legislation. No sé si se me ve la pantalla o no. Yes. ¿Veis la presentación? Yes, but no. Vale, perdón. Bueno, lo primero de todo, quiero darle enhorabuena a los organizadores de este interesante y necesario evento, que bueno, que yo creo que ha resultado pues un éxito tanto en convocatoria como en contenido. Intentaré ser lo más breve posible. Bueno, lo primero de todo, pues quiero hacer una breve introducción sobre la asociación. Bueno, mi nombre es Sergio Martín Rubio, soy responsable del Departamento Técnico de ANICE. ANICE es la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España y bueno, somos una organización sin ánimo de lucro que representamos pues a la industria cárnica española. Estamos formados por más de 650 empresas que se distribuyen por toda la geografía española y bueno, hay desde mataderos, sala de especie y luego industrias elaboradoras. Y bueno, pues como asociación, pues nuestros objetivos es defender y representar pues los intereses de este colectivo. Y para ello, pues estamos presentes en los diferentes foros e instituciones de la industria alimentaria, como por ejemplo FIAB, que es la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, así como las dos patronales cárnicas europeas, CLITRAB y UCBV. Y luego pues también formamos parte de otros foros de trabajo, como la plataforma tecnológica Food for Life, Grupo de Innovación Sostenible, etcétera. Bueno, comentar un poco, aunque ya lo han hecho el resto de mis compañeros, pues un poco el tema de los diferentes esquemas de etiqueta nutricional. Como bien han comentado al principio, uno de los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa es establecer un esquema de etiqueta nutricional armonizado y obligatorio a nivel de la Unión Europea. Si bien es cierto, actualmente en los diferentes Estados miembros pues están empleando diferentes esquemas de etiqueta nutricional. Por ejemplo, en Italia se está empleando el Nutrinform Battery. En Francia se emplea el Nutri-Score o el Traffic Light que se está empleando en Reino Unido. Si bien es cierto, desde la asociación desde la industria cárnica española apoyamos este objetivo de la estrategia de la granja a la mesa, siempre y cuando dicho esquema de etiquetado nutricional pues tenga un buen respaldo científico y no discrimine a los alimentos en buenos o malos. Y bueno, por supuesto, pues coincidiendo con el resto de ponentes, pues desde nuestra asociación pues nos oponemos rotundamente a la implantación del esquema Nutri-Score por los siguientes motivos que voy a comentar a continuación. Bueno, en primer lugar, nada, simplemente hacer cuatro comentarios generales sobre el esquema Nutri-Score y bueno, comentar que aquellos esquemas de etiquetado nutricional que utilizan pues códigos de colores, como en este caso sería Nutri-Score, se centran en diferentes nutrientes negativos, dejando de lado el aporte nutricional general de los alimentos, discriminando a los mismos en alimentos buenos y malos. Y, por supuesto, este hecho pues olvida uno de los principios fundamentales de la nutrición, que es el de mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida activo, ya que hay que tener en cuenta pues, que todos los alimentos pues, tienen un papel fundamental en la alimentación. Además, este tipo de etiquetados, por decirlo de alguna manera, simplistas, que utilizan colores, en muchos casos se contribuyen más a confundir al consumidor que a ayudarle al mismo. Y este tipo de etiquetados, por supuesto, no deberían sustituir la necesaria formación y educación de los consumidores. Por otra parte, Nutri-Score cataloga injustamente muchos alimentos, como por ejemplo las carnes, los derivados cárnicos, el aceite de oliva, el zumo de naranja, que bueno, algunos ya han sido presentados por mis compañeros. Y estos alimentos se encuentran penalizados por unos algoritmos y métodos de cálculo cuyo fundamento o base científica pues, se podría decir que son dudosos, incluso en algunos casos pues, desconocemos. Para la asignación de estos puntos, solo se tienen en cuenta 7 parámetros de información nutricional. Por tanto, se olvidan de nutrientes esenciales, como por ejemplo puede ser los minerales, las diferentes vitaminas, aminoácidos, etc.
A continuación, realizo unos breves comentarios del Nutri-Score, más enfocándonos en el tema de la carne y los productos cárnicos. Bueno, primero de todo, comentar que la carne y los productos cárnicos son alimentos que incorporan múltiples beneficios nutricionales, ya que aportan proteínas de alto valor biológico, diferentes vitaminas, minerales, las cuales son fundamentales para un correcto desarrollo del organismo y estado de salud y bienestar, en especial en aquella población pues, que están en edad infantil, adolescencia, embarazo, personas de avanzada edad, etc. A continuación, bueno, voy a centrar algunas de las principales características nutricionales de la carne y los derivados. La primera de todas sería comentar el tema del hierro hemo. Bueno, el hierro hemo, el cual solo está presente en los alimentos de origen animal, y el hierro no hemo, hay que tener en cuenta que tienen diferente biodisponibilidad. El hierro hemo se absorbe más fácilmente que el hierro no hemo, y aproximadamente entre el 10 y el 15% de hierro no hemo y hemo, respectivamente, son absorbidos por el organismo. Por otra parte, por citar otro ejemplo, la vitamina B12, este tipo de vitamina solo puede ser obtenida a partir de los alimentos de origen animal, por lo que prescindir de la carne y los derivados cárnicos en la alimentación puede suponer un factor de riesgo de deficiencias nutricionales que pueden desencadenar en diferentes enfermedades, como por ejemplo la anemia o la sarcopenia, entre otras. Además, pues también hay que destacar que la carne contiene los 8 aminoácidos esenciales que se requieren en la dieta. Por tanto, el esquema Nutri-Score no tiene en cuenta estos importantes aspectos que he comentado anteriormente. Otros comentarios en relación al Nutri-Score relacionados con el tema de la carne y los productos cárnicos es que el esquema Nutri-Score tampoco tiene en cuenta que la carne y los derivados cárnicos no contienen ácidos grasos trans de origen industrial. O sea, que este esquema no valora si un producto o no contiene ácidos grasos trans de origen industrial. Además, Nutri-Score se expresa en base a 100 gramos, lo cual no refleja la porción habitual de consumo de los productos cárnicos. Por tanto, creemos necesario que habría que establecer una definición armonizada del tamaño de porción de los productos cárnicos que tenga en cuenta la cantidad verdaderamente consumida y, por tanto, sobreestimar el aporte de dichos productos. Por ejemplo, por citar el ejemplo de España, en nuestro país se consumen aproximadamente 35 gramos al día de productos cárnicos, según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y por tanto, vemos que esta cifra de 35 gramos de productos cárnicos al día está muy alejada de la cifra que representa Nutri-Score, que serían 100 gramos. Además, Nutri-Score aplica el producto tal como se comercializa, sin tener en cuenta las formas de su consumo. Antes, alguno de los ponentes ha presentado el ejemplo de las patatas fritas, que obtiene una puntuación muy buena. Y claro, no se está teniendo en cuenta el consumo de este alimento, pues que se consume frito, al cual ya se le añadiría pues, aceite, grasa, sal, etc. Otro comentario del tema del Nutri-Score es el tema del bonus de proteínas. Como ya han comentado algunos de los ponentes, la forma del cálculo del Nutri-Score, como norma general, si un alimento o bebida obtiene 11 o más puntos de los considerados negativos, entonces no se tendrá en cuenta los puntos positivos procedentes de su contenido proteico, a menos que también anote 5 puntos en el apartado del porcentaje de frutas, verduras, frutos secos y aceite de oliva, colza y nuez, es decir, en los puntos positivos. Sin embargo, los quesos, a diferencia de los derivados cárnicos y el resto de productos, presentan una excepción positiva, de manera que siempre se tendría en cuenta el contenido proteico en el cálculo de su puntuación, independientemente de la puntuación negativa que obtengan. El hecho de que no se tenga en cuenta el contenido de proteínas cuando los puntos negativos son mayores o iguales a 11, a menos que vayan acompañados de un aporte de, como comentaba antes, de frutas, verduras, frutos secos y aceite de oliva, tal que su cuantificación sea de 5 puntos, puede producir el riesgo de que las empresas reduzcan el contenido de proteínas de dicho producto a fin de obtener una mejor puntuación, ya que en este caso las proteínas, en vez de ser consideradas como un elemento positivo, serán consideradas como un elemento negativo, ya que seguirían incrementando el contenido energético del mismo. Por lo tanto, podría dar lugar
a un ejercicio contrario a la reformulación, es decir, quitar proteínas del producto cárnico para que obtenga una mejor puntuación de Nutri-Score. Y bueno, para quitar las proteínas, la carne del producto, pues alguna opción puede ser, por ejemplo, la inyección de agua. O sea, que al final tendríamos un producto de peor calidad nutricional, pero sin embargo obtendría una mejor puntuación en el esquema Nutri-Score. Y bueno, ya por ir terminando, pues nada, simplemente he remarcado dos conclusiones. La primera de todas, pues bueno, incidir en que Nutri-Score pone en riesgo el patrimonio gastronómico y cultural europeo, penalizando y discriminando a muchos productos tradicionales, los cuales algunos son referentes de la dieta mediterránea, que bueno, como bien sabéis, pues la dieta mediterránea ha sido catalogada como una de las más saludables del mundo por la comunidad científica y además ha sido declarada patrimonio de la UNESCO. Por tanto, no podemos permitir que estos sistemas de etiquetado basados en algoritmos de dudosa base científica, como por ejemplo Nutri-Score, pues perjudiquen a referentes de nuestra gastronomía, como por ejemplo el jamón curado, el aceite de oliva o el queso manchego, que a pesar de contar con numerosas propiedades nutricionales beneficiosas, reconocidas a nivel científico, pues salen muy perjudicados por este tipo de esquema de etiquetado nutricional. Y esto será todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la presentación. Thank you. Yes, thank you. Thank you very much, Sergio, and thank you for going through all your key message very fast. It's very timely. I see that the sun arrives in the parliament. And I will give the floor to Paolo De Castro straight for the conclusion. Thanks a lot for being with us and for having listened to all this, which is a lot. There's a lot of messages, a lot of information. So it's a challenging task to have to conclude this webinar. Paolo. Grazie. I parlerò in italiano. Grazie, Luke. Grazie soprattutto a Farm Europe, ottimo lavoro, davvero un'iniziativa molto interessante perché, come hanno ben detto i colleghi, ringrazio ovviamente e saluto Marco Campomenosi, Adrian, Marc Tarabella ha dovuto lasciarci che andava a votare da un'altra parte, e noi tutti condividiamo queste considerazioni che abbiamo fatto oggi, però voi oggi ci avete offerto, e di questo va dato atto a Farm Europe e anche alla No Nutri-Score Alliance, per cui ringrazio anche Luciano Stella, ci avete veramente aiutato perché ci avete fatto ascoltare tre illustri professori, e saluto tutti e tre naturalmente, professor Wong, professor Capozzi, professor Vacchio, che hanno in modo scientificamente molto più profondo di come possiamo fare noi in Parlamento Europeo, hanno dimostrato il problema di questo Nutri-Score, che noi in modo un po' più, come dire, semplicistico abbiamo sempre detto in queste settimane, in questi mesi. Il sistema di etichettatura nutrizionale Nutri-Score condiziona, non informa. Noi abbiamo usato questo slogan spesso, no? Cioè noi non vogliamo condizionare il consumatore, non vogliamo indurre il consumatore a fare delle scelte, vogliamo invece informare, come l'etichettatura d'origine, per esempio, che fortunatamente sapete che nel voto in plenaria del Farm to Fork ha avuto un'ampia maggioranza da parte di tutti i colleghi, di tutti i gruppi, quindi ci auguriamo che la Commissione presto possa arrivare a metterci a disposizione un'etichettatura che ci dia l'informazione da dove proviene il cibo che consumiamo. Quindi grazie per le tanti spunti. Io oggi vorrei annunciare anche alla luce di una novità che io stesso ho scoperto solo pochi giorni fa, e cioè che l'autorità garante della concorrenza e del mercato italiana, l'antitrust italiano, ha avviato ben 5 indagini su gruppi distributivi e produttori in materia di distorsione di concorrenza nei confronti del consumatore in base al Nutri-Score. Questa è una novità importante perché evidentemente non c'è solo un aspetto legato alla, tra virgolette, informazione errata, che potrebbe essere tratta dal consumatore semplicemente perché vede un semaforo verde
come abbiamo visto nelle slide, un semaforo verde alle patatine fritte, e potrebbe essere indotto a considerare che sia un prodotto salutistico, che fa bene. Invece vede un semaforo rosso, vede un Nutri-Score rosso per prodotti naturali, quali formaggi, miele e olio d'oliva. Questo non è solo l'aspetto, diciamo, legato alla salute, che di per sé è gravissimo, e io mi auguro che la Commissione, che la commissaria Kyriakides, stia molto, molto attenta nel valutare tutti questi aspetti che i nostri scienziati oggi qui hanno presentato. Ma c'è anche un aspetto di distorsione di concorrenza, e quindi un aspetto molto rilevante. Io adesso studierò questo aspetto, lo farò e ne approfitto per dirlo subito a Marco, perché è nella commissione, tra l'altro, di merito, perché ritengo che gli elementi sollevati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato italiana, l'antitrust italiano, siano elementi assolutamente condivisibili dall'antitrust europeo. Ecco perché potremmo tentare di far allargare questa indagine anche a livello europeo, perché non c'è dubbio che la valutazione positiva che viene dato con un semaforo verde, con un Nutri-Score verde, induce condizione e comportamento del consumatore verso prodotti che in realtà non hanno questa valutazione positiva, e quindi la pubblicità, e quindi addirittura, come fanno molti supermercati, per esempio qui in Belgio, i primi metri di ingresso del supermercato solo dedicati ai prodotti verdi, le scontistiche, le promozioni legate ai prodotti verdi, e addirittura, come qualcuno ha detto anche nelle chat, sistemi di tassazione in futuro dei prodotti legati ai colori. Quindi io credo sia davvero arrivato il momento di fermare questa deriva. Noi vogliamo educare il consumatore, vogliamo dargli tutti gli elementi per fargli fare delle scelte consapevoli, e come è stato detto, io anch'io condivido assolutamente il collega Luis González Vázquez, che cioè non occorre mettere delle etichette nutrizionali, quello che occorre è fare campagne di educazione. Tra l'altro le campagne di educazione gli stati membri l'avrebbero dovute già fare, perché voglio ricordare a tutti i collegati presenti che nel regolamento europeo latte e frutta nelle scuole c'è una percentuale di quel bilancio che è corposo, perché sono quasi 300 milioni di euro all'anno tra tutti i 27 stati membri, una percentuale, una quota di queste risorse devono, non possono, devono essere spese dagli stati membri per fare campagne di educazione. Tant'è vero che con il collega Marc Tarabella, relatore di questo regolamento, abbiamo avviato una iniziativa legislativa, proprio volta iniziativa non legislativa, un'iniziativa di verifica del rispetto del regolamento, per capire a che livello sta l'implementazione di quel regolamento, perché non ci risulta che molti stati membri abbiano fatto queste campagne di educazione. Queste sono le cose che servono per aiutare il consumatore a fare scelte consapevoli. Poi, tra l'altro, io non è che sono un fautore scatenato del modello italiano, del Nutrinform Battery, dico soltanto che ci possono essere tanti altri elementi, come anche il collega Adrian ha detto nel suo intervento. Per esempio c'è quello scandinavo, questo Kiol, che credo che molti di voi conoscano, un sistema già in vigore in molti paesi del nord Europa, che si limita a mettere un bollino verde, un cuore alle volte, solo ed esclusivamente a quei cibi che hanno valore salutistico secondo determinati parametri. Quindi non una pagella al cibo, non uno è buono, l'altro è cattivo, ma semplicemente un bollino che in questo caso, guarda caso, quelli bollinati verdi sono l'olio extravergine di oliva, il miele, proprio i prodotti che Nutri-Score segnala rossi, per cui potrebbe essere, diciamo, anche quella un'idea di evitare di usare sistemi discriminatori e lasciare la scelta consapevole al consumatore, magari indicandogli soltanto una valutazione in più lì dove c'è effettivamente un valore nutrizionale comprovato. Detto ciò, io non ho molto da concludere, perché abbiamo svolto un paio d'ore assieme nel valutare, nel sottolineare assieme quanti sono importanti queste considerazioni di carattere scientifico. Auguriamoci a questo punto che la Commissione davvero ne faccia buon uso, e come ha detto lo stesso ministro francese
de Normandie, valutiamo con molta attenzione prima di arrivare a un sistema armonizzato europeo uguale per tutti, basato su sistemi così semplicistici e, tra virgolette, anche potenzialmente molto pericolosi per la salute e anche per la libera concorrenza e la distorsione dei consumatori. Grazie Luke, grazie Farm Europe, grazie a tutti voi e arrivederci a presto. Thank you very, very much, Paolo, for these conclusions. Thank you. I want to three things before finishing this webinar. First, thanks to all our panelists, scientists, political MEPs, economic actors working on this file. That was really, I think, an intensive discussion with a lot of things that we will take from this discussion. The second element, we received some questions in the chat, and unfortunately the time is running, we cannot go through the question. I can tell you that all participants, that we will come back to those questions, and we will see if we can respond in written to you. We have your contact details from when you registered, so don't worry, we will come back to you. And the last is that it's not the last event. We will come back on this topic. Even though we spent 2 hours together and it was a lot of information, clearly it opened also a lot of windows on this debate, and we will have to continue working on this and to go further in the discussion that we had, nutritional discussion, but also political discussion, and as Farm Europe with the colleagues as well who are here around the table, we will continue engaging in the debate and in the discussion that will and we will follow the discussion. So thanks to all of you, thanks to all the panelists and the participants, and see you very soon for next step in this discussion. Bye, have a nice afternoon.